senatore Pietro Iurlaro, parliamo della situazione politica interna a Forza Italia, che è molto in movimento. Si parla addirittura di una candidatura di Fitto. Per Forza Italia? Sì. No, non mi risulta. Alla ragione. Non mi risulta. Fitto ha sempre detto, ha sempre rifiutato la candidatura alle regionali, gliel'ha proposta Silvio Berlusconi, gliel'hanno proposto svariati amici, più volte gli è stato richiesto, perché era ritenuto sicuramente il miglior candidato spendibile per Forza Italia, ma lui ha sempre, come dire, sostenuto che non era interessato, che nel rispetto dei 300.000 elettori che gli avevano espresso il voto per le europee non avrebbe mai rinunciato a quel seggio, e quindi che avrebbe continuato a fare, così, sue dichiarazioni, l'interesse della Puglia in Europa. Ecco, la situazione attuale, dicevamo prima, è molto in movimento, però pare che si converga tutti alla fine su un unico obiettivo, almeno fino al 31 maggio, quando si andrà a votare. Guardi, io sto ai fatti. E i fatti dicono che è stata organizzata una convention con Schittulli, dove tutti i partiti del centrodestra, per la prima volta dopo tanti anni, uniti a sostegno di Schittulli, e che la settimana successiva anche Fitto ha voluto portare i suoi uomini, i suoi affezionati elettori, che sono tanti in verità, per proporre anche lui il sostegno a Schittulli. E poi ci sono delle questioni aperte, tutte in Forza Italia ovviamente, di cui ormai sappiamo tutto, quasi tutto, che chiaramente non impediscono, come dire, il cammino di Schittulli, che a quanto pare dagli ultimi sondaggi risulta solo 4 punti dietro Emiliano. Tieni conto che non abbiamo ancora iniziato la campagna elettorale noi, mentre Emiliano la campagna elettorale l'ha iniziata probabilmente un anno fa. E questa polemica interna che vede protagonista Fitto e Berlusconi, in verità, perché è vero che la polemica interessa il nostro coordinatore regionale Luigi Vitali, non accettato dai fittiani, però è vero che la partita è tutta una partita interna al partito tra Berlusconi e Fitto, e lì registriamo qualche ritardo, seppure siccome Luigi Vitali, onorevole Vitali, è un grande lavoratore, peraltro, non lo conosci, e ha fatto proprio un motto che mi pare che sia dei cacciatori, te lo dico in latino, ma poi te lo traduco pure, anche se abbiamo fatto il liceo insieme, in te, no? Festina lente, affrettati lentamente. E quindi Gino Vitali, da quando ha avuto l'incarico, si sta affrettando lentamente, non tanto lentamente, ha girato tutta la Puglia, ha sicuramente già una serie di proposte affezionati di Forza Italia, di qualcuno che si è allontanato, di qualcuno che ha continuato a militare sempre da berlusconiano convinto, e aspettiamo di conoscere, insomma, anche le altre proposte di candidatura che saranno valutate da Silvio Berlusconi, dal partito a livello nazionale. Quindi noi continuiamo a muoverci. Oggi c'è questa notizia, non notizia secondo me, proprio perché Fitto è una persona seria. Se una settimana fa presenta Schittulli come proprio candidato, non credo proprio che Fitto oggi possa aver improvvisamente deciso di candidarsi, ma noi aspettiamo invece che Fitto organizzi le proprie truppe, e ha una capacità organizzativa sicuramente, e che all'interno di un centrodestra variegato si animi la competition in competition. No, diceva, l'ha detto Prodi forse in una campagna elettorale per giustificare l'eccessiva litigiosità che era presente nell'ambito della sua coalizione. Da noi non c'è una litigiosità sui valori, non c'è una litigiosità sul modo di vedere il buon governo della Puglia, ci sono dei riposizionamenti o comunque delle situazioni che meritano ovviamente un approfondimento e un chiarimento, ma questa competizione credo che possa solo far bene alla coalizione. Limiamo, limiamo.
bella bellezza infiora. Il primitivo sta diventando sempre più importante, sempre più presente, e si è allargata la sua fascia di consumatori, dai grandi crew, dai grandi amanti del vino e quindi dal primitivo di Manduria in particolare, al consumatore popolare che vuole, ama il primitivo di tutti i giorni e quindi il primitivo che venga comunque coltivato in Puglia. Amore, amore, canici, più caldi, baci, amore. Il Negramaro ormai è conosciuto, diciamo, ovunque. C'è sempre grandissima richiesta, non solo la Germania dove adesso ci troviamo, ma anche tutti i paesi scandinavi, così come pure l'Inghilterra, ma anche, tutta la fascia asiatica che adesso si sta affacciando al vino e anche quindi al Negramaro. Il Nero di Troia sta avendo un ottimo successo in questo ProWine e devo dire anche in quello precedente, perché tutti conoscono molto bene il primitivo, il Negramaro, ma il Nero di Troia, questo vitigno che viene prodotto esclusivamente nel centro nord della Puglia, ha riscosso un ottimo successo. Proprio stamattina ho chiuso un ottimo contratto con un club privato messicano addirittura, che alcuni anni fa ci comprò migliaia di bottiglie di Negramaro, invece quest'anno ha scelto Le Cruste, che è il nostro vino di punta a base di Nero di Troia al 100%. Dall'edicola di Giuseppe Zamarrano, appuntamento periodico con Pietro Filomeno. Abbiamo detto l'altra volta una sorta di numero zero, che cosa abbiamo oggi? Ma oggi abbiamo due notizie che poi si ripetono sempre nel tempo, insomma, non sono proprio delle novità assolute. Per esempio il passaggio a livello della strada... Sì, cronaca. Andare, sì, questa è la cronaca proprio, la strada Ceglie-Messapica, che c'è stato l'ennesimo incidente, per fortuna senza danni questa volta. E l'altro è il vandalismo nella villa comunale, ai danni dei giochi per i bambini. Giochi che sono stati poi, tra l'altro, impiantati, rinnovati, modernizzati proprio negli ultimi tempi, insomma. E che dire? Sul fatto del passaggio a livello, quello è un problema serio, grosso, ma non è soltanto di Francavilla. Quello, no, ormai, una volta la sicurezza... era gestita dal casellante, ma allora c'era una maggiore frequenza nell'uso dei treni e quindi le spese potevano essere magari sopportate. Come si risolverebbe questo problema? Per esempio a Francavilla ce ne abbiamo, mi pare, 8 passaggi a livello, quindi non sono poche. E ci vuole molti soldi, perché lì ogni passaggio a livello bisogna abolirlo e farle cavalcavia, insomma, non ci sono alternative. Quello della vigilanza della villa non è solo quello, il vandalismo lo fanno nel centro storico, lo fanno su Piazza Monumento, lo fanno in piazza qui Umberto I. E si tratta di una vigilanza da generalizzare. Il sindaco si è espresso come se fosse un semplice cittadino o che sta all'opposizione dicendo... E ci vuole più vigilanza, ma la vigilanza deve essere assicurata soprattutto da chi gestisce il paese. Allora è facile, c'è un invito ai cittadini a collaborare, a segnalare, eccetera. Per chiudere, da Francavilla Fontana e dall'edicola ai portici, diciamo che Domenico Attanasi ha, diciamo, ritirato le dimissioni da presidente della commissione statuto, perché a quanto pare il sindaco si è scusato. Mi fa piacere che Attanasi abbia comunque ritirato, perché ha mostrato comunque di avere polso, e poi dopo, vabbè, è arrivato a Miti Consigli, buona, anche perché è un personaggio che dovrebbe sicuramente, da presidente di quella commissione, dare molto ai cittadini. Questa sera non ci sarà lo spettacolo del Teatro Pubblico Pugliese al Teatro Italia, pare che sia stato annullato per una sorta di autorizzazione che non è arrivata, non abbiamo capito bene, e quindi l'appuntamento è a lunedì.
Pasqua Vinci, scrittrice, questa sera al Castello Imperiale per presentare il libro intitolato Un accessorio chiamato sorriso. Cosa ha voluto esprimere? In particolar modo, quale significato ha per lei il sorriso? Il sorriso è fondamentale. Nella vita mostrare un sorriso significa che c'è sempre al di là qualcuno che un sorriso te lo farà. È sempre un dono, è una cosa molto bella. Fa parte di me, una dote innata, che io trasmetto tranquillamente alla gente. Questo mi permette di avere sempre relazioni molto belle. Sorridere aiuta veramente nella vita a vivere meglio, ad alleggerire le tante situazioni, a volte pesanti, che ci possono capitare. Sono molto contenta di questa serata, che si inserisce in realtà in un mini programma che abbiamo previsto per il mese di marzo, che abbiamo deciso di dedicare alle donne in genere. Abbiamo cominciato appunto l'8 marzo con una serata in cui si parlava di violenza contro le donne, e invece l'appuntamento di questa sera è quello di sabato. Sono voci di donne, cioè sono donne che hanno utilizzato la scrittura per a volte riparare qualcosa dentro di sé, a volte invece per esprimere quello che la parola ti riesce appunto a tirare fuori, la parola scritta. Il sorriso è quella via di mezzo, no? Attraverso la quale passano tante cose, passano le nostre emozioni, i nostri sentimenti, passano attraverso la bocca le nostre parole, e sorridere è un modo per vivere meglio, proprio per riuscire ad agganciarsi alla vita, cercando di superare le drammaticità, trasformarle. Il nostro ruolo è questo, poi tutto sommato, quello di fare da filtro, di non lasciarci schiacciare da quello che viviamo, ma di cercare di trovare sempre il buono. Anche, diceva, no, Fabrizio De André, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, quindi anche dalla negatività. E quello di Pasqua è un sorriso che è nato anche da un momento negativo della sua vita. Quindi sono, ripeto, contenta di vedere in questo suo racconto così spontaneo, così sincero, un pezzo della vita di ognuno di noi. Quali sono, secondo lei, i punti più interessanti di questo libro? La Pasqua Vinci, io la definisco non una persona, ma un personaggio. È un vulcano in continua eruzione, perché distribuisce la sua gioia interiore in una maniera spontanea. Quello che caratterizza le sue riflessioni sul libro è la freschezza, oserei dire l'ingenuità con cui affronta certi problemi, l'amore, l'amicizia, la famiglia, le feste, alcuni aneddoti particolari che l'hanno vista. E leggendo questi temi io sono rimasto veramente meravigliato. Io scrivo da tanti anni, però vedere una persona alla prima esperienza letteraria che scrive così bene mi riapre il cuore e dico: c'è ancora chi pensa a nutrire la mente oltre al corpo. Se si sorridesse più spesso guariremmo prima, perché quello che il problema che affligge la gente è quello di vedere sempre nero. Bisogna sorridere, il sorriso è la medicina migliore per sviluppare gli anticorpi nel nostro organismo. Sorridete, sarete più sani, vivrete più a lungo. In questo numero del Salus TG. Obbligo di uso del POS per 180.000 medici, ma il 70-80% non ce l'ha. Stop all'uso di antibiotici inutili, un nuovo test distingue fra infezioni virali e batteriche. FNOMCEO soddisfatta per il parere del Consiglio di Stato che non obbliga ancora i medici ad assicurarsi. Il POS è obbligatorio per i medici liberi professionisti per le fatture superiori ai 30 euro, ma non essendo ancora previste le sanzioni, su 180.000 medici ed odontoiatri interessati, quelli che lavorano con la partita IVA o in libera professione, si può stimare che il 70-80% non sia ancora adeguato. Lo afferma Maurizio Benato, vicepresidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. C'è un disegno di legge che vorrebbe introdurre sanzioni con multe salate per chi non sia adeguato, una misura in linea con il provvedimento ma che aumenta il carico burocratico dei piccoli studi. Della questione sanzioni, aggiunge, se ne occuperà il prossimo comitato centrale della FNOMCEO. Usare o no l'antibiotico? Per rispondere a quello che ormai è diventato un vero e proprio dilemma, soprattutto nei mesi invernali, arriva un nuovo test del sangue.
in grado di determinare se un paziente ha un'infezione batterica o virale acuta. La nuova tecnologia, messa a punto da un'azienda israeliana, sfrutta il fatto che batteri e virus attivano diverse vie del sistema immunitario. Il nuovo test è in grado quindi di decodificare la risposta immunitaria del corpo per caratterizzare con precisione la causa dell'infezione. Viva soddisfazione da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri per il parere del Consiglio di Stato, che ha dichiarato non operante l'obbligo di assicurazione per i professionisti della sanità, sino a che non sarà emanato il decreto che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi dei contratti. Il segretario generale della FNOMCEO, Luigi Conte, accoglie così il parere del massimo organismo di consulenza giuridico-amministrativa, che avalla la posizione della FNOMCEO sulla questione. Previsioni meteo per sabato 21 marzo. Al nord nuvolosità in ulteriore aumento, ad iniziare da Alpi e Ovest Valpadana, con pioggia in arrivo entro il pomeriggio al nord-ovest, in estensione serale ai restanti settori. Al centro tempo instabile sulla Sardegna, con fenomeni sparsi che si andranno ad intensificare ad est. Velato sulle peninsulari, ma con nubi in ulteriore aumento serale da ovest. Al sud ancora instabile su Sicilia e Bassa Calabria, con nubi irregolari e fenomeni sparsi. Venti in sensibile rinforzo da sud-est. Mari tendenti a mossi o molto mossi. Temperature stabili o in locale flessione.